Regione Toscana, il Consiglio regionale. Nell'ultima seduta del Consiglio regionale è stata approvata l'adozione del piano dei rifiuti. Il piano è passato in aula con i voti della maggioranza, 22 voti a favore da Partito Democratico e Italia Viva e con il voto contrario delle minoranze, 13 voti contrari da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Movimento 5 Stelle. L'adozione prevede ora la fase di confronto con la comunità toscana, amministratori, enti intermedi, mondo economico e produttivo e cittadini. Sono 60 i giorni a disposizione per le osservazioni. Il piano, come indicato in aula dalla maggioranza, è la visione che la Toscana ha della gestione dei rifiuti urbani per i prossimi 12 anni, con una pianificazione che arriva fino al 2035. Si parla anche di economia circolare, dove si analizza con il piano lo stato di gestione dei rifiuti e si individuano le azioni funzionali per migliorare l'efficacia ambientale della raccolta dei rifiuti. Ma quali sono gli aspetti prioritari di questo piano? Quello che indica di superare la logica tipicamente lineare che vede nello smaltimento il destino prevalente dei nostri scarti e ci orienta verso invece un approccio che punta a ridurre la quota di rifiuti prodotta e a massimizzare il riciclo e il recupero dei materiali, indirizzando la Toscana verso l'applicazione di un modello di economia circolare. Tra gli obiettivi quello dell'autosufficienza in termini di raccolta con l'indirizzo di portare la Toscana sotto al 10% del conferimento in discarica, come prescritto dall'Europa. L'importante è l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti dell'intera Toscana e conseguentemente il piano che con flessibilità magari porterà più a concentrare a Montespertoli, nel lato centrale, lo smaltimento dei rifiuti organici e magari chiederà un impegno che va oltre quello che può essere il rapporto di proporzionalità con gli abitanti di una realtà che invece sulla costa o nel sud vive proprio questa necessità. Necessità di renderci più omogenei e più organici in una visione toscana. Ecco che io ritengo che questo piano in realtà fissa tre principi fondamentali: il superamento delle discariche, che sono una vera e propria bomba ecologica da un punto di vista ambientale, non tanto nell'immediato ma per quello che saranno le nuove generazioni, da più del 30% passiamo a non più del 10% dei rifiuti in discarica, dell'innovazione tecnologica, ovvero superiamo inceneritori, termovalorizzatori, andiamo verso nuove forme, l'ossicombustione, la scomposizione molecolare, che quindi rifiutano anche la stessa emissione perché i rifiuti li vanno a concentrare nel calore che poi può essere rigenerato per funzioni energetiche con quelle nuove tecnologie che saranno applicate negli impianti che vengono dal basso. In terzo luogo proprio la partecipazione e il senso di rivoltare l'impostazione per cui con un piano si impongono degli impianti dei rifiuti e invece noi vogliamo che proprio le proposte che vengono dal basso, comuni, enti di gestione, gli impianti dei rifiuti vengano a essere fatti laddove c'è un clima per cui un comune, magari con l'obiettivo anche di ricavare risorse, decide di fare impianti dei rifiuti. E ci sono lezioni in Toscana, pensate al comune di Peccioli che con i rifiuti hanno costruito il loro sviluppo, la loro qualità ambientale, la loro qualità culturale. Quindi ecco, partire dal basso invece di partire dall'alto, quanto sia una visione di modernità. Tutto questo in un piano dei rifiuti che naturalmente già prevede gli stimoli a queste localizzazioni, ma non deve essere il piano a prevederli, perché la localizzazione nasce invece alla fine del processo, quando una proposta che viene da un comune e da un ente di gestione, vediamo, ha le condizioni sociali per essere poi tradotta in impianto. Sono 18 le proposte che vengono fuori e onestamente vedo che questa visione si sta affermando non solo in Consiglio regionale che ha respinto la pregiudiziale dell'opposizione che tendeva a far slittare il piano con 24 voti su 41, quindi una maggioranza al completa, mi sembra sia venuta a mancare un solo voto di una persona che non è presente, ma invece con questo piano noi creiamo un riferimento a tutta Italia.
Tra le attività previste per il percorso formativo del piano era stato previsto un avviso pubblico con cui sono state raccolte manifestazioni di interesse da parte di soggetti pubblici e privati per la realizzazione e la messa a disposizione di impianti di riciclo e recupero di rifiuti urbani e prodotti dal trattamento degli stessi. La finalità dell'avviso era proprio quella di avere a disposizione un quadro conoscitivo sulle potenzialità impiantistiche esistenti o da realizzare, che possano rispondere alle esigenze di trattamento del ciclo dei rifiuti su scala regionale ed assicurare la chiusura secondo una logica di economia circolare. Le proposte pervenute nell'ambito del manifesto di interesse con cui eravamo usciti proprio nella previsione di questo piano erano 42. Di queste 42 noi abbiamo riscontrato nell'analisi che è stata fatta da un punto di vista tecnico la praticabilità e quindi la possibilità di sviluppare l'iter per 18 proposte. Di queste 18, due sono già arrivati sostanzialmente alla loro autorizzazione, quella di Montespertoli che è per l'organico e che è in costruzione, si prevede la sua inaugurazione entro la fine dell'anno, e dall'altra parte l'impianto a Scarlino che ha avuto valutazione positiva dalla conferenza dei servizi e dalla valutazione di impatto ambientale, quindi ha un iter chiaramente poi più spianato. Ma complessivamente 18 impianti hanno, alla luce dei principi di questo piano, la possibilità di andare avanti. Riduzione dei rifiuti, politiche anche industriali che questo consentano, ma anche il riciclo, il recupero, il porta a porta, la differenziata, tutto quello che rientra in questa visione davvero che noi abbiamo, cioè di provare a rendere questo nostro territorio dal punto di vista ambientale e della salute più compatibile con le richieste che ci vengono tutti i giorni, dai più giovani alle persone più anziane, però dotare questa regione anche di tutta quell'impiantistica che consente alle imprese di trovare nella regione un'economicità che vede anche nello smaltimento dei rifiuti che non rientrano nel piano perché si tratta di rifiuti speciali, ma comunque il piano tenendo dentro una visione anche della manifestazione di interesse. Insomma, vogliamo capire in questi 60 giorni che ci dividono dall'approvazione del piano dei rifiuti se, perché a seconda di quante e quali osservazioni arriveranno, significa che abbiamo o non abbiamo centrato l'idea di Toscana che vogliamo. Quindi si apre ora un confronto importante che faremo come consiglieri, andremo sui territori, continueremo ad ascoltare i portatori di interesse e capiremo se dobbiamo, se possiamo, se vogliamo modificare ancora questo piano che arriva al 2030. Quindi insomma è lontano. Italia Via è stata determinante nel sostenere un piano dei rifiuti che di fatto diventa un piano dell'economia circolare che noi abbiamo trasformato in piano industriale, un piano che produce lavoro, che produce energia, che produce calore, quindi fa dei rifiuti una materia prima per la produzione industriale che in Toscana era necessaria. Una Toscana che diventa solidale, dove territori importanti come Siena, Arezzo, Pisa, Livorno, Grosseto danno anche una mano solidaristica all'area della Piana Fiorentina che non è stata in grado in questo momento di riorganizzare al proprio interno la propria definizione infrastrutturale, la Toscana che diventa una regione unica. Per questo noi abbiamo anche sostenuto una battaglia di un ambito unico territoriale e continueremo a sostenerla. Il dato politico rilevante di questa battaglia sui rifiuti è che Italia Viva è stata determinante nell'accelerazione per l'approvazione di un atto che era dovuto dopo 3 anni, che era un impegno di legislatura. Molto critiche le opposizioni che hanno espresso in aula voto contrario su questo piano. I gruppi hanno evidenziato le criticità nei numeri, indicando la grossa difficoltà nella riduzione delle discariche per arrivare ad un'autonomia della Toscana, così come sugli impianti individuati che ancora, secondo quanto riportano le opposizioni, sono molto indietro sia dal punto di vista progettuale che realizzativo. Tra gli interventi evidenziati dalle opposizioni anche gli aspetti dell'auto unica e della multiutility, società quest'ultima di cui si prevede la quotazione in borsa.
È un piano dei rifiuti che in realtà non risolverà il problema degli impianti nella nostra regione, perché la volontà dell'assessore di portare avanti parallelamente al piano la manifestazione di interessi sugli impianti ha dimostrato che ad oggi neanche la metà di quegli impianti che erano stati prospettati, compreso quello fondamentale di Empoli per quanto riguarda lato centro, saranno realizzati. Quindi questo è il punto fondamentale che poi andrà a incidere anche indirettamente sulle tasche dei cittadini e sulle tariffe, ma soprattutto andrà a incidere su quello che è il flusso dei rifiuti sul nostro territorio, perché non è proporzionato chiaramente il sistema degli impianti previsto, perlomeno fino ad oggi, rispetto a quello che è la produzione che ogni ambito territoriale ha dei rifiuti. Quindi continueremo ad esportare rifiuti fuori Toscana, a farli rigirare da una parte all'altra della nostra regione. C'è stato un no ideologico anche ai termovalorizzatori, mentre poi dall'altro lato si dà una proroga di 16 anni al termovalorizzatore di Montale con un revamping di quell'impianto. Siamo anche in una fase transitoria, perché poi questi impianti, anche se pochi, che già hanno avuto l'approvazione, entreranno in funzione tra qualche anno, quindi saranno degli anni ancora molto difficili per quanto riguarda le tariffe. Lato centro, che è uno dei tre su cui è organizzato il servizio rifiuti in Toscana, non è in equilibrio, ha un gravissimo deficit di impianti, e rispetto a questo noi abbiamo posto l'attenzione in modo particolare su tre elementi di novità. Il primo, e cioè il fatto che Alia ha comunicato formalmente la rinuncia a costruire il nuovo gassificatore di Empoli. Secondo, il termovalorizzatore di Montale, che assorbe 55.000 tonnellate all'anno di rifiuti all'interno del lato centro, potrebbe vedere a breve una diversa utilizzazione. Il terzo, perché il piano prevede la possibilità di trasformare le discariche di rifiuti speciali in rifiuti ordinari, come li chiamo io, cioè rifiuti urbani, prevede per esempio, fra le altre ipotesi, Serravalle, ma il comune Serravalle Pistoiese, con un ordine del giorno sottoscritto da maggioranza e opposizione, è contrario a questa ipotesi. Questo significa che, a fronte di un ato in squilibrio strutturale che porta i propri rifiuti un po' all'estero, un po' in altre regioni e fuori ambito, cioè a Peccioli, non si sono trovate ad oggi soluzioni adeguate, e quindi questo piano, secondo noi, non risolve questo e molti altri problemi. Abbiamo chiesto di rinviarlo. E in realtà si è andato a creare, grazie a quelli che sono stati gli interventi su avviso, appunto, fatto dalla regione, dei privati. È un rovesciamento completo. Invece di essere la regione toscana che ha dato delle indicazioni a seconda di quelle che erano le esigenze di smaltimento, gestione, raccolta rifiuti, ha chiesto ai privati dove vorreste fare un impianto, e in base a quello daremo un'occhiata e cercheremo di fare un piano dei rifiuti su quella impostazione. Non solo, finanziariamente l'intero piano si appoggia su alcuni aspetti e su alcuni impianti, come per esempio il gassificatore di Empoli, che è stato respinto dalla popolazione, che in pratica sovverte completamente l'equilibrio finanziario di questo piano. Insomma, probabilmente dall'adozione all'approvazione passeranno 60 giorni e dovrà essere radicalmente cambiato. In tutto questo i cittadini naturalmente si chiedono qual è il guadagno che ne avremo in termini di riduzione delle bollette, miglioramento della gestione, della raccolta e quant'altro. Probabilmente niente, o addirittura un peggioramento, perché all'interno di questo piano si va a inserire quel progetto drammatico della multi-utility, grazie alla quale un servizio come quello che viene fatto dai comuni di gestione di rifiuti verrà buttato all'interno di una borsa, e quindi praticamente le tariffe dipenderanno da quelle che sono le scommesse degli investitori in borsa, piuttosto che dal reale costo di quello che è il lavoro che viene fatto. In particolare è utile evidenziare il fatto che, se è vero che c'è anche una necessità di accelerare i tempi, perché la Toscana riscontra un gap impiantistico assolutamente grave, in particolar modo lato centro, che è sotto gli occhi di tutti in questi giorni, è anche vero, come ho messo in evidenza, che la procedura che prevede l'approvazione del piano con una fase di adozione, le osservazioni e poi l'approvazione definitiva, laddove in sede di osservazioni il piano fosse largamente stravolto, tornerebbe indietro in sede di adozione. Quindi questo ci potrebbe far perdere ulteriore tempo. Poi, che dire del piano? Il piano è un piano, come dire, che non è coraggioso, non fa una scelta di pianificazione, nascondendosi un po' dietro le norme, ma in realtà, a nostro avviso, come ho detto in aula,
l'articolo 199 della legge 2006 ci permetteva ampiamente di dare più supporto alle amministrazioni locali, alle comunità, agli ATO, per dare una direzione che servisse anche ad affrontare le difficoltà di quando si scende a terra con determinate tematiche su chi poi questi impianti si ritrova a casa. Regione Toscana, il Consiglio regionale.